Ciao, mi chiamo Carlo. In questo video andiamo ad analizzare la canzone Bicycle Race dei Queen ed in particolare il lavoro svolto dal bassista John Deacon. Io prendo le tracce separate della canzone e andiamo a ascoltare quello che suona lui. Allora, la partenza. I want to ride my Solo basso. Allora, cos'è andato a suonare? Innanzitutto bisogna dire che lui intervalla in quasi tutta la canzone delle frasi melodiche, acute di basso, a delle frasi ritmiche, come hai potuto sentire nell'introduzione. Queste frasi melodiche, l'ultima che abbiamo sentito, sono in La bemolle maggiore, vanno sempre a finire sul tasto 13 della corda di Sol. Però sono quasi tutte diverse, infatti il primo va a appoggiarci, poi allora La bemolle, Do, La bemolle, Si bemolle, Re bemolle, Si bemolle e poi per concludere il giro La bemolle, Mi bemolle, La bemolle. Il secondo è già diverso. Scusa. Oh. Va a mettere una frase, una scaletta, La bemolle, Do, Re bemolle, Mi bemolle, prima di andare alla bemolle acuto, così anche la terza e la quarta, poi nel giro più avanti lo riprenderà con delle variazioni. Ad esempio ce n'è una prima del chorus, andiamo ad ascoltarla prima del bridge, scusa. Molto interessante questa. La prima è uguale. Sulla seconda è simile a quella prima, però in questo caso parte dal suo terzo grado, dal Do. Così anche nella fine metterà delle altre variazioni. Allora, dopo questa parte, lui va ad accompagnare la strofa. Say black, I say white, say bar, I say bite, say shark, I say him. Secondo me qua lui usa anche dello slap per andare a prendere le parti in si bemolle acuto. Di base la strofa è in si bemolle. Attenzione perché la ritmica qua si appoggia molto alla voce e appunto ha delle variazioni ritmiche che ogni giro sono leggermente diverse, infatti soprattutto quando lo riprenderà dopo il bridge avrà delle altre variazioni ritmiche, quindi le parti di Deacon sono sempre assolutamente incastonate dentro alla musica e non sono un giro ripetuto all'infinito. Lui va sempre a mettere una cosa personale e di gran gusto comunque. Andiamo avanti, andiamo a vedere il bridge. Qua andiamo in sei ottavi. Diventa più d'accompagnamento. Molto bella questa parte. Allora, cosa ho fatto? Si bemolle, accompagna frase acuta, si bemolle, la, si bemolle e frase bassa. La acuto, la, sol, la e poi fa questa parte. Re, Do, Fa, Mi e Do, poi va sull'acuto al tasto 12, La, Re, Do, Si bemolle, Do.
Questa forse è la mia parte preferita, perché c'è anche uno smanicamento molto bella. Dopo lui ritorna sul chorus. Andiamo a sentirlo. C'è ancora questa parte che è interessante, perché pur facendo cose molto semplici va a seguire però la parte del coro. Sentiamo solo il basso. È tutto in sol, sol basso e sol acuto. Poi qua ritorna sul chorus, ti faccio sentire un attimo. In tutta la canzone lui va ad alternare frasi ritmiche basse, come ti dicevo prima, a frasi melodiche. Poi le continua. Il secondo invece è re. Aspetta. Re, sì. E poi va a finire sul sol prima dell'assolo di campanellini. C'è ancora la parte di assolo di chitarra in cui io conto due battute di sola chitarra che lancia l'assolo e poi entra Deacon con un altro giro ancora. Andiamo a sentirlo nell'insieme. Sentiamo quello che fa lui qua sotto. Appoggia il suo quinto grado che è La, poi va in La basso, La, Re e Mi, ripete, seconda volta quando va in La fa una frase con l'ottave, La, Si, Do e Do diesis, ritorna, Si, Mi. Bellissima anche questa frase. Allora, quando è ritornato la seconda volta, va a fare il Si, Mi, anche qua sempre appoggiandosi col suo quinto grado, ma utilizzando un ritmo diverso, e poi c'è la scalata, molto bella. In cui va a fare Sol bemolle, La bemolle, Si bemolle, Re bemolle, Mi bemolle, Mi. E poi fa la stessa cosa, ma un'ottava sopra, dando questo effetto più strumpato. Poi ritorna sulla strofa, come dicevo prima, con alcune variazioni, e poi va a portare nel finale, in cui varia di nuovo ritmo basso alle frasi melodiche. Qua c'è il finale. Attenzione alla terza, questa. Qua va a prendere la frasettina di prima, ma al contrario. E poi l'ultima. Qua ci mette la pausa. Per il finale. Bene. Questo è tutto, spero che questo video ti sia piaciuto e ti sia utile in qualche modo. Mettimi qualche commento e nel caso potrei analizzarne altri video interessanti in questo modo se ti piacciono. Grazie e alla prossima, ciao!